Andiamo, dai, a Melbourne. Asciutto, slot disponibile, poi magari forse un bagnatino per vedere un attimo come rende, giusto per vedere graficamente la differenza tra oggi. Beh, già si vede dallo scenario così, ho visto io un po'. Rende sempre bene, perché per un gioco di 10 anni fa. Allora, fammi vedere. Dai, scendi in pista, via, dai. Allora, c'è un bel dettaglio, devo dire, di del force feedback, non me l'aspettavo, eh. Melbourne, ragazzi. Errore. E con questo risultato, ragazzi, io chiuderei qua. È veramente stata un'esperienza rievocativa di questo gioco, veramente fantastica. Mi sono stradivertito, soprattutto la parte F1 Classic. Devo dire che a livello di force feedback è ancora un gioco che dice la sua. Certo, si riesce a capire quanto siano riusciti a capitalizzare in termini di raffinatezza del force feedback con gli anni, questi 10 anni. Però devo dire che ancora tiene il passo sia a livello grafico sia a livello di divertimento. E credo che comunque la parte scenario è un qualcosa che dà un di più in questa tipologia di gioco. Volevo ringraziare Xander, si chiama, di un canale che non sa neanche che esisto, perché mi sono ispirato da uno dei suoi video, quindi grazie, è giusto menzionarlo, proprio perché anche lui ha ripercorso dopo 10 anni il personaggio di Alonso in Ferrari, quindi mi sono ispirato. Penso che riproporrò la cosa perché è un qualcosa di veramente molto divertente, rivedere un attimino quelli che sono state le evoluzioni dei giochi e perché no, riproporre questo tipo di gameplay. E con questo sound pazzesco, ragazzi, vi ringrazio per avermi seguito. Pollice in su, iscrivetevi al canale. Ci vediamo prestissimo. Da Fabrice è tutto. Ciao!